touch mine. Benvenuto in questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi, perché Marco non è qui presente con me in questo momento, la Sky Soundbox, ed è l'home theater di Sky che viene venduto sia a coloro che hanno un abbonamento Sky sia a coloro che non lo hanno. Diciamo che i prezzi variano dai 189 euro, adesso in offerta 149, ad arrivare ai 400 qualcosa euro. Dicono che è un prodotto che riproduce un virtual surround, e siccome i televisori di ultima generazione sono eccezionali, danno delle immagini stupende, però purtroppo per quanto riguarda la parte audio peccano parecchio, ma semplicemente perché lo spazio all'interno non consente di avere delle casse sufficientemente grosse e potenti da rendervi un audio di qualità. Quindi diciamo che le trasmissioni si stanno concentrando molto sulla parte video, ma poco sulla parte audio. Diciamo che si riesce a recuperare qualcosa per chi riesce ad acquistare una soundbar o un virtual surround o effettivamente un surround. Detto questo, adesso procediamo con l'unboxing e l'installazione del prodotto, che sarà semplicissima. Procediamo all'apertura del pacco. Il peso è considerevole, dichiarano 4 kg, ma a me sembrano molti, ma molti di più. Vediamo un po'. Ed eccola qui, la soundbar di Sky in tutta la sua magnificenza e in tutto il suo peso. Vediamo un pochettino qui dietro, alimentazione, questo è il cavo ottico, ingresso HDMI, uscita HDMI. Nella parte anteriore troviamo in rilievo la scritta Sky plastificata antiscivolo, accensione e spegnimento, i vari ingressi e il volume. Sky dichiara, almeno in tutto ciò che ho letto, che ha montato le casse tutto intorno, quindi utilizzerà la rifrazione della stanza, la rifrazione sonora della stanza, per ricreare un effetto virtual surround. All'interno della confezione, a parte questo, vediamo un po' cosa c'è. Il kit di installazione, dove all'interno troviamo un telecomando ridotto ai minimi termini, come è giusto che sia. Spero ci sia il cavo ottico. Sì, l'ho visto, il cavo di alimentazione, il cavo ottico, abbiamo l'HDMI e le batterie per il telecomando, che sono naturalmente cadute dentro. Qui c'è una breve guida rapida per poterlo utilizzare, ma ora procediamo a montarlo. Ho collegato il cavo ottico dal soundbox di Sky direttamente al televisore, così qualsiasi fonte utilizzi, che sia Sky, che sia la PlayStation o che sia il televisore, l'audio lo prenderà direttamente da qua, dal televisore stesso. Se per caso invece avete solamente Sky, vi consiglio di fare il collegamento diretto a Sky. Ma intanto diciamo al televisore che adesso l'audio lo dovrà tirar fuori non più dalle sue casse, ma direttamente dal box di Sky. Quindi non so come è fatto il vostro menu, io andrò nel menu, nella parte audio. Uscita audio. Cavo ottico. Tale, senza Sky Cinema. Nome? Klaus. Quando avete impostato sul vostro televisore che deve prendere l'audio dall'ottico, dal cavo ottico che è collegato, non fate altro sul telecomando che schiacciare questo tastino, che sarebbe l'input del soundbox, in modo tale che lui dica ok, allora mi metto sulla parte audio ottica, ed esce il suono. Diamo qualche informazione tecnica in più su questo prodotto. Allora, Sky ha collaborato con Devialet, che è una società leader nel settore degli amplificatori. Dopo una lunga ricerca, una lunga collaborazione, sono riusciti a creare questo prodotto, che non fa altro che riprodurre un virtual surround, ma dà la possibilità di chi è un utente Sky di avere un prodotto che va a sposarsi perfettamente con il decoder di Sky, soprattutto Sky Q, perché che cosa fa? Ogni qualvolta c'è un programma in televisione, collegandolo con il cavo ottico, l'HDMI, il soundbox rileva che tipo di programma stanno trasmettendo e va ad evidenziare quelle che sono le caratteristiche. Ad esempio, se è un film di azione, i suoni un po' più particolari andrà ad enfatizzarli, oppure la Formula 1 enfatizzerà di più i motori. E
così via per quanto riguarda tutti i programmi che vengono poi dopo trasferiti per la parte audio direttamente al soundbox. Per poterlo collegare, come vi dicevo prima, al televisore o a un'altra piattaforma che può essere la PlayStation 3 o direttamente Sky, potete semplicemente utilizzare o il cavo HDMI che è all'interno della confezione, ma viene consigliato poi di entrare nel menu di Sky e andare a modificare il parametro per far sì che attraverso questo collegamento HDMI venga utilizzato un audio digitale che quindi si sfrutti al massimo della potenza le prestazioni di questo prodotto, oppure meglio ancora, quello che ho fatto io, di collegare semplicemente un cavo ottico che viene dato anche questo in dotazione, cosa magnifica, avete la certezza di poter utilizzare al massimo le potenzialità del vostro soundbox. Vengono supportati sia il Dolby Digital sia il Dolby Digital Plus. Questa possibilità da parte del soundbox di riconoscere tutti quelli che sono i programmi che arrivano al televisore, di conseguenza la parte audio poi viene mandata al vostro soundbox, è una tecnologia chiamata, o meglio, non è proprio una tecnologia, è una funzione di Sky. Si chiama Sky Q Sound. Questo dà la possibilità appunto al vostro soundbox di andare a verificare appunto i canali, come vi dicevo prima, e adattarsi. Soundbox può essere acquistato anche da utenti che non hanno Sky, ma ad un prezzo di 499 euro, oppure per i clienti Sky a 299 euro. Se invece si è clienti di Sky da più di 6 anni si riesce ad ottenere ad un prezzo di 249 euro. Io sinceramente l'ho acquistata perché con il Black Friday ci è arrivato un messaggio dove questa era in offerta a 149 euro, quindi siccome l'audio del nostro televisore non ci soddisfaceva al massimo, abbiamo pensato che era arrivato il momento di abbinargli un qualcosa che desse enfasi e risalto anche alla parte audio. Concludendo questa recensione, possiamo dire che il soundbox è il giusto compromesso per quanto riguarda la qualità e il prezzo. Avete comunque un prodotto che utilizza la rifrazione, visto che è tutto contornato di casse. Avete un avvolgimento totale del suono, un'ottima qualità, un suono dinamico, perché come dicevo prima si adatta sia alla tipologia della stanza sia al tipo di programma che vi arriva, ad un prezzo comunque che è abbastanza concorrenziale per quanto riguarda questo tipo di prodotto. Come vi facevo vedere all'inizio del video, trovate un telecomando molto semplice nella confezione, viene dotato anche di pile, dove troviamo su il tasto di accensione e spegnimento, il tasto di muto, i tasti più e meno per il volume. Questo praticamente serve semplicemente per switchare da HDMI, ottico, oppure Bluetooth. Sì, perché non solo è dotato di tutto ciò che vi dicevo finora, ma è dotato anche di un sistema Bluetooth. Semplice la connessione, basterà connettere il vostro cellulare, il vostro smartphone, il vostro tablet, piuttosto che Alexa, se per caso avete anche Alexa, verrà riconosciuto come Sky Soundbox, se non ricordo male. Fate l'accoppiamento, dopodiché qualsiasi audio voi impostiate sul vostro dispositivo verrà riprodotto direttamente dalla cassa. Io direi che qui si può concludere il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e naturalmente attivare la campanella per non perdere i video che caricheremo poi. E ricordate, qui sotto abbiamo messo dei link dove poter acquistare i prodotti che abbiamo presentato o che comunque riteniamo idonei o comunque validi per poter essere acquistati e utilizzati da tutti gli utenti che gli piace la tecnologia, ma in particolare la domotica. Per questo video è tutto, al prossimo. Ciao ragazzi!